Oggi faremo un po' di progresso. Tra oggi e giovedì introdurremo un sacco di cose interessanti sulla programmazione. Allora, continuiamo. L'obiettivo è riuscire ad arrivare più rapidamente possibile a poter tradurre programmi che sono in qualche modo ragionevolmente complessi in C, tradurli in assembly. Okay? Quindi dobbiamo cominciare a introdurre mano a mano i vari costrutti. Allora, abbiamo visto i tipi, abbiamo visto variabili tenute nei registri, abbiamo visto operazioni di assegnamento, quindi istruzione MOV, abbiamo visto operazioni aritmetico-logiche e quindi in particolare tutte le operazioni aritmetiche, somma, sottrazione, prodotto, negazione e così via. Ok, quindi calcolo di espressioni. Allora, però fino adesso siamo in grado di scrivere essenzialmente dei moduli in cui non usiamo i parametri, giusto? Scriviamo una funzione che restituisce qualcosa ma non utilizza alcun parametro passato, che ovviamente è poco utile. Allora, passo successivo, proprio per iniziare a fare degli esempi un pochino più significativi, vediamo come scrivere dei moduli in assembly, quindi delle funzioni scritte in assembly, che siano in grado di accettare dei parametri, ok? Dei parametri passati. Quindi dobbiamo vedere come accedere ai parametri formali passati a una funzione. Esempio, supponiamo di voler fare una cosa del genere, di voler scrivere una funzione int somma. Questa funzione prende due parametri, diciamo x e y, e restituisce la somma di x e y. Ok, adesso ci chiediamo come facciamo a tradurre questa cosa in assembly. Quindi quello che vorremmo fare è fondamentalmente accedere a x e a y, quindi i parametri formali della funzione, va bene? E quindi dovremmo capire dove stanno. Allora, ci sono delle convenzioni. In realtà uno può passare i parametri volendo in tanti modi, cioè un chiamante, cioè la funzione che chiama, può invocare questa funzione e passare. Per esempio, potremmo dire per convenzione, che ne so, il registro A contiene il primo parametro, il registro B contiene il secondo parametro e così via. È una convenzione. Allora, in realtà ci sono delle convenzioni ben definite. Quella che vedremo in particolare in questo corso sono le convenzioni del System 5 ABI. Allora, che cos'è un ABI? Un ABI è un Application Binary Interface. Un Application Binary Interface è, come dire, una serie di convenzioni che definiscono il modo con cui i programmi interagiscono con il sistema. Ad esempio, in particolare, quello che ci interesserà dell'ABI sono quelle che sono, diciamo, astrazione del sistema che definisce alcune convenzioni. Allora, in particolare, quelle che si chiamano calling conventions. Allora, calling conventions vuol dire sostanzialmente le convenzioni sulle chiamate. Quindi queste sono convenzioni sulle chiamate a funzione. Funzione. Allora, che cosa sono queste convenzioni? Esempio, come vengono passati i parametri? Questa è una prima domanda a cui rispondono le calling conventions. Quindi, in che modo vengono passati i parametri? Come viene restituito il valore di ritorno? Valore di ritorno. Allora, se ci pensate, noi un po' di calling conventions le abbiamo già viste. Se ricordate, abbiamo detto che il valore di ritorno è restituito nel registro A. Ok? Questo è già una convenzione che fa parte del System 5 ABI.
Quello che vedremo adesso è, abbiamo visto quindi ritorno, il valore di ritorno, vedremo i parametri passati, ok? In che modo una funzione chiamante passa i parametri a una funzione chiamata. Ok, allora per capire come funziona questa cosa, mettiamoci nei panni di un chiamante. Allora, immaginiamo che questo qui è il chiamato. Mentre avremo ad esempio un chiamante. Giusto, per avere una chiamata a funzione c'è sempre qualcuno che chiama qualcun altro, ok? Quindi il chiamante è quello che effettua la chiamata, il chiamato è quello che viene invocato dalla chiamata. Ad esempio, il nostro chiamante potrebbe essere una funzione main, che ne so, che chiama int, per esempio, y, anzi z, uguale somma di 10, 20. E poi continua in qualche modo. Allora, questa è la funzione chiamante nel nostro contesto e questa è la funzione chiamata. Quindi vedete, abbiamo l'invocazione della funzione somma e il passaggio di parametri altro non è se non la copia, vedete, dei parametri attuali nei corrispondenti parametri formali. Vedete, questi sono i parametri attuali della chiamata, i valori effettivi che vengono generati come parametri passati a questa specifica invocazione della funzione. X e Y sono generici, no? E quindi volta per volta varranno qualcosa di diverso, che è quello che viene specificato al momento della chiamata. Bene, quindi il passaggio dei parametri consiste in una copia, nel linguaggio C in particolare, dei valori passati nei rispettivi parametri formali. Allora, come avviene la chiamata secondo il System5 ABI? E entriamo un pochino nel dettaglio. Allora, il passaggio avviene non tramite i registri, ma tramite la memoria, in particolare tramite il record attivazione che sta nella stack, nella pila di attivazione, nella pila dei record attivazione. Quindi, System5, queste sono le convenzioni a 32 bit. Parametri passati in stack, ok? Quindi nella pila dei record attivazione. Ok, come avviene questo? Analizziamo anatomia di un record di attivazione. Andiamo a vedere come è costruito, come è fatto, va bene, in memoria, come avviene il passaggio dei parametri. Allora, immaginate che questa qui è la nostra memoria. Quindi abbiamo in alto abbiamo indirizzi alti e sotto abbiamo indirizzi bassi. Ok? Quindi gli indirizzi crescono, va bene, dal basso verso l'alto. Questa è una convenzione del nostro disegno. Allora, immaginate che di disegnare in questo punto il valore del registro ESP. Vi ricordate, abbiamo introdotto il registro ESP, abbiamo detto che il registro ESP è quello che viene chiamato stack pointer, cioè ti dice qual è la posizione attuale della cima della stack. Quindi disegniamo questa parte qui come stack, okay? Questa parte qua della nostra memoria sarà la stack, in realtà qui continua a crescere, va bene? È solo un pezzo della memoria, quindi immaginate che questa zona di memoria è la nostra pila dei record di attivazione. Ed ESP punta alla posizione, diciamo, corrente. Allora, attenzione, nota molto importante. Quando uno pensa a una pila, cioè una pila di piatti, uno immagina che la cima della pila sia in alto. Giusto? Quindi prendo un piatto, ci metto sopra un altro piatto, e quindi normalmente uno pensa ad una stack come qualcosa che cresce verso l'alto. Allora, la pila dei record attivazioni in un sistema Linux, Unix, in particolare secondo le convenzioni System5, cresce verso il basso.
Quindi dobbiamo pensare a una pila rovesciata. Vi ricordate che una pila normalmente si manipola mediante due primitive, in qualche modo, due operazioni fondamentali, che sono la push, che serve per far crescere la pila, e la pop, che serve per far decrescere la pila. La push aggiunge in cima la pila, la pop toglie dalla cima della pila. Quindi concettualmente potete immaginare che una push fa crescere la pila verso il basso e la pop la fa risalire verso l'alto. Okay? Quindi pensatela come una pila rovesciata. Okay? Gli indirizzi scendono mano a mano che la pila cresce. Poi vedremo anche perché questa convenzione in realtà ha una ragione più che altro storica. Poi quando analizzeremo come è fatto la struttura della memoria di un processo capiremo un po' meglio perché hanno inventato questa cosa che può sembrare poco intuitiva. Bene, allora quello che succede è che ogni chiamata a funzione avrà una sua zona di memoria che viene chiamato record di attivazione. Quindi immaginatevi che questo qui è il record attivazione della funzione main, ad esempio. Record di attivazione, anche chiamato stack frame. Ok, in gergo, in inglese in particolare, troverete la dicitura stack frame per riferirsi al record attivazione. Quindi questo è un record attivazione funzione main. Quindi immaginate che il main è questo qui. Quando noi chiamiamo la funzione somma, il record attivazione di fatto sarà qua sotto. E quindi di fatto scenderà. Va bene? Avremo dello spazio dedicato per la funzione somma. Ok? Quando, quindi siamo nel main, chiamiamo la funzione somma, quindi viene aggiunto un nuovo record attivazione nella cima della pila, che è in basso. Viene eseguita la funzione somma. Quando si esce dalla funzione somma, il record attivazione viene tolto e si ritorna nel main. Okay? Quindi la pila, in qualche modo, segue il flusso dell'esecuzione. Quanto è profonda la pila? Diciamo, in generale, se io vi do un istante generico della vostra computazione di un programma C e io vi chiedo quanti record attivazione ci sono in questo momento nella pila, voi che mi rispondete? Qui sono due, perché se siamo qui sono due, però in generale vi do un programma arbitrario, va bene? E vi dico, siamo in un momento arbitrario di un programma arbitrario. Quanto è profonda la pila dei record attivazione? Esatto, ci sarà il main e sotto ci sarà un record attivazione per ogni funzione pendente. Pendente vuol dire che è ancora aperta. Voi partite dal main chiama Pippo, che chiama Pluto, che chiama Paperino e così via, no? Quindi se chiami, ogni chiamata aggiunge un record attivazione. Quindi in ogni momento avremo una pila che contiene un record per ogni funzione che è ancora aperta. Quando usciamo, facciamo return e usciamo da una chiamata, ovviamente la pila si smonta. Quindi immaginatevi che all'inizio la pila è vuota, poi viene automaticamente chiamato il main e allora si popola con un elemento, viene fatto tutto. Quando il programma termina il ritorno al main, di fatto toglie anche il record attivazione del main e il programma finisce. Okay? Quindi dovete pensare alla stack come una, come dire, che ha una struttura dinamica che varia nel tempo, però alla fine deve essere sempre il bilancio di aggiunte e rimozioni deve essere sempre, come dire, bilanciato, cioè se io la faccio scendere di un certo numero di byte, poi la devo rifar salire dello stesso numero di byte. Okay? Quindi all'inizio è vuota, diciamo, e alla fine è anche vuota, e durante l'esecuzione tiene traccia di quello che c'è momento per momento delle funzioni pendenti. Allora, questo è uno schema concettuale. Andiamo a vedere nello specifico come funziona il nostro esempio. E poi astrarremo ulteriormente con esempi più complessi. Usando esempi più complessi andremo a vedere un po' meglio come funziona. Allora, ridisegniamo nuovamente la stack. In questo caso faremo una cosa un po' più dettagliata. Quindi, stack al momento facciamo così, stack
subito prima di eseguire x più y. Bene, ci mettiamo in un momento preciso nel tempo che è esattamente l'istante, vedete, ho messo una freccina qua, subito prima dell'esecuzione di x più y, vediamo com'è fatta la stack, ok? In questo preciso istante. Allora, questa è la nostra stack e avremo questo è il nostro valore di ESP, quindi il nostro stack pointer. Qui avremo x e qui avremo y. Ok? E immaginatevi che questo è il record di attivazione del main. Mentre da qui in giù ci sarà il record di attivazione di somma. Allora, ognuno di questi blocchetti qua, questi sono 4 byte. Questi sono 4 byte e qui anche abbiamo 4 byte. Ed ESP è un registro che punta qui. Questa è esattamente la fotografia che abbiamo nel momento in cui ci troviamo stiamo per eseguire x più y. Allora, abbiamo detto, qui abbiamo 4 byte, qui 4 byte, quindi l'indirizzo di questo punto dell'esecuzione quanto sarà? Se ESP contiene, diciamo, contiene l'indirizzo di questo punto, io devo andare a prendere x. A che indirizzo trovo x? ESP più 4, esattamente, più 4, perché se qui sta la ESP gli aggiungo 4 byte, quindi devo saltare qualche cosa che sta qui. Adesso vi dico cosa c'è qui, non ve l'ho ancora detto ma ve lo dirò. Quindi saltiamo questi 4 byte e arriviamo qui, e la posizione di y quale sarà a questo punto? A che indirizzo troviamo y? ESP più 8. Okay. Quindi tutto sommato non è difficile, cioè se io mi trovo, sto per eseguire questa somma qua, io so che il mio parametro x sta a ESP più 4, il mio parametro y sta a ESP più 8. Adesso la domanda è, ma che c'è qui? Perché ho dovuto saltare 4 byte? Secondo voi che cosa ci può stare nella pila in questo punto? A occhio, che cosa potrà, cosa serve in qualche modo da mettere da parte nel momento in cui chiamo una funzione? Ci siamo quasi. Allora, il valore di ritorno abbiamo detto che registro A, va bene? Quindi il valore di ritorno sta in un registro, non ce ne importa niente. In memoria però noi dobbiamo tenere qualcosa. L'indirizzo dello stack frame del main, questo può essere vero in alcuni casi, si può anche fare anche questo, noi per adesso non lo faremo, però si può fare anche questo, però c'è qualcosa di ancora più elementare. I parametri stanno qui, però qui vedete che c'è uno spazio di 4 byte a cui non abbiamo ancora dato un significato, cioè vi dico che c'è, però abbiamo capito che c'è. Il numero dei parametri no, potrebbe essere un'idea, potremmo inventarci delle convenzioni delle chiamate che usano il numero di parametri, quindi non è campato per aria, potrebbe essere, ma non è così in base alle convenzioni attuali. Vai. L'indirizzo della funzione somma. L'indirizzo della funzione somma no, però l'indirizzo è già, ci stiamo avvicinando. È un indirizzo ma non della funzione somma. L'indirizzo di ritorno, esatto, l'indirizzo di ritorno a cui bisogna tornare una volta completata la chiamata. Pensateci un attimo, io sono qua, sto per chiamare somma, ok? Chiamare somma vuol dire che il controllo passa qui,
Ma poi io quando faccio l'operazione di ritorno, chi mi dice dove devo tornare? Mi devo ritrovare quando esco da qui, mi devo ritrovare qui e poi devo fare l'assegnamento a Z. Quindi mi serve tenermi da parte quando chiamo somma, qual è l'indirizzo dell'istruzione successiva che deve essere eseguita nel momento in cui torno dalla funzione. Ok? Quindi qui ci sono 4 byte che sono l'indirizzo dell'istruzione a cui devo tornare una volta che si è esaurita la chiamata di somma. Lo scriviamo. Questo è l'indirizzo di ritorno ed è uguale indirizzo dell'istruzione da cui istruzione del chiamante da cui riprendere dopo che il chiamato ha completato la sua esecuzione, dopo che il chiamato è finito. Usiamo diciamo una definizione un po' informale, però diciamo in qualche modo distilla l'essenza del concetto. Allora, quindi abbiamo indirizzo di ritorno, è l'indirizzo dell'istruzione del chiamante da cui riprendere dopo che il chiamato è finito. Okay? Allora, in realtà noi non dobbiamo preoccuparci più di tanto, perché questo indirizzo qua viene messo in automatico nel momento in cui chiamo una funzione e viene tolto in automatico, ripreso in automatico quando esco da una funzione. E adesso lo vedremo. Ok, per quanto ci riguarda, l'unica cosa che vogliamo sapere è che dobbiamo saltare 4 byte che stanno qui dentro e dobbiamo andare a ESP più 4 e ESP più 8. Okay. Ora, come procediamo? Dobbiamo avere un modo di accedere a memoria. Allora ragazzi, cosa abbiamo visto finora? Abbiamo visto operandi di tipo immediato, tipo $10, no? Un operando immediato che deve essere usato in un'operazione. Poi abbiamo visto i registri, quindi abbiamo visto operandi a registro. Adesso ci serve poter andare a guardare in memoria, cioè un operando che non è né immediato né un registro, ma sta in memoria da qualche parte. Quindi introduciamo l'indirizzamento a memoria, la prima forma di indirizzamento a memoria. E l'approccio è che li introdurremo gradualmente, cioè mano a mano che mostriamo nuovi costrutti del C, faremo vedere che l'assembly è equipaggiato per supportare queste caratteristiche del linguaggio C e in generale di altri linguaggi. Allora, come si accede a memoria? Quindi operandi memoria. Facciamo un po' di spazio. E andiamo a analizzare come si fa un operando a memoria. Allora, può essere utile avere un minimo di notazione per aiutarci. Allora, notazione che servirà, che useremo. Allora, im è valore immediato. Ad esempio, 10 oppure 0x esadecimale, una cosa scritta in esadecimale. Ok, questi sono esempi di valori immediati. Va bene? Poi useremo... se E è il nome di un registro, R di E è il suo
contenuto. Ok, quindi utilizzeremo la notazione R di E per denotare il contenuto del registro E. Se E è un indirizzo di memoria, useremo MB di E MBDE è l'oggetto di B byte che parte all'indirizzo E. Parte all'indirizzo ok? Va bene. Allora, attenzione, se in qualche modo, allora B non lo metteremo sempre, quindi facciamo un esempio, lo metteremo soltanto dove serve, non è che dobbiamo dire sempre che cos'è, allora metto un asterisco e riprendiamo da qua. Allora, esempio, dunque potremmo dire M di 1000, M4 di 1000 non è altro che denota l'oggetto di 4 byte che inizia all'indirizzo 1000. Ok, questo è un esempio. Allora, dicevo, in questo caso, vabbè, il 4 lo mettiamo, però in alcuni casi lo metteremo il 4 dove la dimensione in qualche modo è implicita e in qualche modo si può definire dal contesto. Oppure potremmo scrivere M di, anzi, facciamo così, R di percento EAX. Questo è un esempio, R di EAX denota il contenuto del registro EAX. Okay, abbiamo un esempio con R e un esempio con M. Ok, allora secondo voi serve un pedice su R? Cioè, secondo voi il contenuto del registro EAX, questa roba qui, quanti bit sarà? R di EAX. Serve dire quanti bit sono o no? Io non ce l'ho messo, però lo vogliamo mettere? Se non lo mettiamo ci perdiamo qualcosa o no? R di AX. E AX che cosa denota? Tutti i 32 bit del registro A. Quindi automaticamente R di AX denota un oggetto, denota un valore a 32 bit, cioè 4 byte. Se avessi messo R di percento AX avremmo avuto 2 byte, perché AX denota 16 bit. Avessi messo percento AL avremmo avuto un solo byte. Quindi nella notazione, in questa notazione alla fine non serve mettere il pedice perché il nome del registro in qualche modo porta con sé il numero di byte. Ok, allora una volta usata questa notazione possiamo riprendere il nostro esempio e mostrare come definire un operando a memoria. Allora, operando indiretto a registro con spiazzamento. Ok, questo è il primo operando memoria che vedremo. Indiretto a registro con spiazzamento. Allora, la sintassi è allora
IM di REG, e REG è il nome di un registro. E IM è un immediato. Allora, oggetto in memoria denotato è questo. Allora, questa roba qui, allora ragazzi, ogni volta che vedete delle parentesi vuol dire che sto accedendo a memoria. Ok? Quindi è qualche cosa che si riferisce in qualche modo a un indirizzo di memoria. Vedete, questo fa parte della sintassi. Allora, avremo M, quindi denotiamo un oggetto, metteremo adesso di che cosa? Di R di reg più im. Okay, questo è l'oggetto in memoria che viene denotato. Quindi abbiamo un oggetto di b byte, b, vedremo come derivarlo. Questo oggetto di memoria a che indirizzo sta? Sta all'indirizzo contenuto nel registro reg più l'immediato. L'immediato è un numero che può essere positivo o negativo. Okay, quindi questo può essere positivo o negativo. Perfetto, esempio. Dobbiamo usare questa sintassi. Come denoto il primo parametro, il parametro x della mia funzione? Allora, intanto abbiamo detto che questo, ok, dove andiamo a guardare? Vi ricordate esp più 4? Ok, abbiamo esp che è il registro che contiene l'indirizzo da cui partire, più 4, e 4 lo spiazzamento. Ci dice, io guardo a esp più 4. Quindi dobbiamo usare questa sintassi. Questo è un immediato. Quindi se io dovessi andare a scrivere l'operando che sta all'indirizzo esp più 4, come faccio? 4, aperta parentesi, per cento, esp. Eccolo qua. Quindi 4, aperta parentesi, per cento esp, è un operando che denota quello che sta all'indirizzo esp più 4. E di quanti byte? Questo mi denota l'indirizzo iniziale dell'oggetto, ma quanti byte? Dove stanno scritti i byte? Qui non ci stanno scritti, questo è soltanto l'indirizzo iniziale. Come faccio a sapere quanti byte devo andare a cedere? Chi me lo dice? Esempio, copiamo parametro x di somma nel registro A. Ok, come faremo una cosa del genere? Vogliamo copiare. Ci siete? Voglio prendere quello che sta nel parametro formale x e copiarlo nel registro A. Come si copiano i dati in assembly? Qual è l'istruzione? Movimento dati. Mov. Perfetto. Suffisso. Cosa serve il suffisso? La dimensione. Per dirci quanti byte stiamo spostando. Quanti byte dobbiamo spostare? 4. Perché 4? Perché, vedete, il parametro x è un int e nelle convenzioni IA32 int è 4 byte. E quindi, suffisso? L, perfetto. Movelle, quindi spostiamo 4 byte operando sorgente, operando destinazione. Quindi qui mettiamo la sorgente, qui mettiamo la destinazione. Allora, attenzione, la destinazione è a x, perché abbiamo detto che vogliamo copiare nel registro A. Siccome stiamo spostando L, quindi 4 byte, quindi 32 bit, mettiamolo a x, quindi un contenitore sufficientemente grande per contenere tutti e 4 i byte di x. Ok, questa è la destinazione. La sorgente?
che scriviamo come sorgente? Un operando a memoria. Questo, giusto? Questo è esattamente l'operando a memoria che denota, okay, l'oggetto che comincia a 4 byte sopra a quello che c'è scritto in ESC. Ci siete? Quindi, movelle. 4% ESP, questo mi denota, un operando a memoria, mi dice vammi a prendere per cortesia l'oggetto che sta a 4 più quello che c'è in ESP in questo momento. E mettimi quello che hai letto in EAX. Questo è il modo di accedere a un parametro formale. Allora, una volta che sappiamo questo, a questo punto possiamo tradurre questa roba qui immediatamente in assembly, perché questo è, come dire, l'operazione elementare. Ok, allora l'approccio generale che vi consiglio quando andate a tradurre un programma C in assembly, un programma con parametri, avete una funzione con parametri, può essere utile, almeno all'inizio, finché non avete molta pratica, quello di prendere i parametri passati e caricarli in registri. Così ce l'avete nei registri e da quel momento in poi lavorate solo con i registri. Allora andiamo a tradurre. Quindi dovremmo scrivere punto .glob somma. Questo qui sarà il nostro file che chiameremo somma.s. Bene? In cui definiamo la funzione s. Quindi mettiamo punto .glob somma. Diciamo che somma è il nome di una funzione che deve essere chiamata dall'esterno. In questo caso vedremo il main che chiamerà somma. Poi dobbiamo mettere l'etichetta somma che definisce il punto di inizio della funzione, che è un'etichetta che dice somma inizia qui. E da qui in giù metteremo, okay, le istruzioni della funzione somma. Ok, dobbiamo quindi andare a prendere x e y e sommarli, va bene? Quindi procuriamoci il valore di x e il valore di y. Usiamo due registri, ricordate i registri prima scelta sono A, C, D. Okay, questi tre li potete usare tranquillamente senza nessun problema. Quindi, movelle, 4% ESP in EAX. Va bene? In questo modo carico nel registro EAX il primo parametro. Allora, ragazzi, potete usare il cancelletto per introdurre dei commenti nel vostro codice. In C lo fate con la barra barra oppure con barra asterisco asterisco barra. Nei file .s potete usare, okay, cancelletto. E quindi questo è come dire che EAX prende il valore x. Vedete il parametro x. Come se avessi scritto in EAX, avessi scritto x. Ok, adesso facciamo un'altra istruzione che in ECX ci scrive y. Come la scrivo? Voglio caricare nel registro ECX Y. Movelle 4, 4? Ah, 8, ok. 8 di percento ESP. In destinazione ECX. Ecco fatto. Ok, quindi in questo momento ho X sta in EAX, Y sta in ECX. Bene, ora li devo sommare, quindi devo realizzare l'operazione di somma. Ricordate come si fa? Add L, add L, quindi devo sommare la sorgente alla destinazione. Chi mettete come destinazione? EAX. Perché EAX? Perché tanto EAX conterrà il valore di ritorno, giusto? Siccome questo deve proprio restituire la somma, tanto vale che la ragiono direttamente su EAX. Quindi la mia destinazione sarà EAX. Quindi a EAX gli sommo che cosa? Gli sommo ECX. Fine. Ret. Prego. Allora lui dice, no? Chiediamoci un attimo, potevo fare direttamente al posto di ECX mettere 8 ESP al posto di ECX?
Voi che dite? Sì? Sì. Allora io per chiarezza, come dire, come schema generale, ho detto prima carichiamo questo in questo e poi lo usiamo, però nulla vietava che io avessi messo al posto di percento %x l'operando a memoria 8 ESP. Era la stessa cosa. Ok? Attenzione. Solo uno dei due operandi può essere a memoria. Scrivetevelo. Perché uno può pensare che, cioè, supponi che io voglia fare a un certo punto, invece di fare questo, vorrei fare, ad esempio, che ne so, x uguale a y. È un'altra cosa, eh? Vi faccio un esempio. Supponete che io voglio sovrascrivere x con y. Questo vorrebbe dire che io devo prendere un dato in memoria, cioè il dato che sta in y, e scriverlo nella memoria dove c'è x. Allora, se tanto mi dà tanto, uno vorrebbe fare, ad esempio, allora prendo 8% ESP e lo scrivo in 4% ESP, giusto? La logica vorrebbe questo, dice io, questo mi denota l'operando che mi dice y, questo mi dice x, allora y lo copio su x. Vi piace? Se può fare. Ok? Non lo potete fare. Perché? Perché non posso avere simultaneamente sorgente e destinazione a memoria. Per far questo dovete fare un passaggio intermedio, prima caricarvi y in un registro e poi scrivere il registro in memoria. Voi dite, ma perché così? Beh, perché l'hanno fatto così, l'Intel non supporta due argomenti a memoria per diciamo, le operazioni più comuni. MOV non lo supporta, le operazioni aritmetico-logiche non supporta. In generale non supporta due argomenti a memoria. Uno dei due deve essere o un immediato o un registro. E quindi noi prendiamo atto, perché ve lo dico? Perché poi vi testardite a farlo all'esame e poi non vi va, cioè vi dà un errore. Okay? Quindi ricordiamoci che due argomenti a memoria non si possono fare. Ok? Facciamo un altro esempio e vediamo un attimo. Vediamo. Proviamo a fare questo. Adesso abbiamo tre parametri e vogliamo provare a fare calcolare questa espressione di x, y e z. Allora, prima cosa che facciamo è disegniamo la stack, così andiamo a capire com'è fatta. Ok, allora abbiamo x, y, z. Questi sono 4, questi sono 4, questi sono 4, questi sono 4. Ed ESP sta qui. Bene? Nel momento in cui entriamo nella funzione, ESP sta qui. Ok? Siamo qua. Ok? Appena prima del calcolo di questa espressione. Quindi qui abbiamo l'indirizzo di ritorno, ind rit, indirizzo di ritorno, 4 byte. Poi abbiamo x, y, z. Quindi questo sarà a ESP più 4. Questo sta a ESP più 8. Il terzo parametro sta a ESP più 12. E così via. Va bene? Se avete 22.000 parametri, andate su, tutti i parametri staranno lassù, piano piano li recuperiamo tutti. Va bene, allora andiamo a tradurre questa cosa in assembly. Ok, allora può essere utile riscriversela un attimino e potremmo fare, riformuliamola, ok? Facciamo. Allora, vediamo un po', in y ci possiamo mettere y per z, che dite? Così intanto
modifichiamo Y e lo usiamo come appoggio per e ci moltiplichiamo Z. E poi facciamo X uguale a X più Y. Vedete che mi sto riportando una forma in cui modifico la destinazione, cioè modifico Y e lo moltiplico con qualcosa, modifico X e gli sommo qualche cosa. Ok, e alla fine basta fare restituisco X. Dunque, tu dici sì, potremmo anche far così, quindi tu dici ah, qui? Però dovrei fare allora il problema è che devo prima calcolare il prodotto e poi calcolare la somma e il prodotto ah, tu dici uso Y come A? Y registro A, poi sì. Uso i mul diciamo la memoria che sta in Z Dimmi, dai, scriviamolo, proviamo a vedere insieme. Allora, così va bene, no? Ci siamo convinti che è equivalente. Vediamo come dici tu. Allora, adesso stiamo introducendo usiamo delle variabili con nomi che sono uguali ai corrispondenti registri, giusto per capirci. Allora, proviamo a introdurre la variabile A, che sarà il nostro registro A, va bene? Ok, quindi dici, in A ci scrivo? Y. Poi? Poi faccio Y uguale Y per Z. Eh no, a questo punto, A, Y uguale Y. A uguale A per Z. A per Z, ok. Sì. Sì, va bene anche così. Sì, cioè in pratica tu stai lavorando sempre sulla stessa cosa. Va benissimo, va bene anche così. Va bene, possiamo anche fare così, non c'è nessun problema. Ok, proviamo a tradurlo adesso in assembly. Magari facciamo proprio quello che dice lui, tanto viene bene lo stesso. Ok, allora stiamo assumendo che, quindi abbiamo il nostro punto somma, anzi somma, due punti, e qui iniziamo a scrivere il codice. Allora, come convenzione diciamo che in A ci mettiamo X. Va bene? Ok. Allora, vediamo. Facciamo questa istruzione, cioè preleviamo il valore di Y e lo scriviamo in A. Come si fa? Novelle, esatto, y sta a esp più 8, 8 di esp, e lo andiamo a scrivere in percento e a x, quindi ad a gli sto scrivendo y, ok? Quindi sto scrivendo direttamente il valore di y. Poi, e questa è la prima istruzione che abbiamo tradotto in modo diretto, vedete, questa qui è questa. L'abbiamo scritta così. Poi, seconda istruzione. Poi, terza istruzione. Poi, quarta istruzione. Addelle, sì. Di? A questo punto possiamo anche... Eh sì, avete ragione. È vero. I mul L, ok, perché serve l'estensione. Z lo cioè moltiplico ad A, gli moltiplico Z. Dove sta Z? A esp più 12. Giusto, quindi prendo 12% esp e 12% esp è il valore che uso, che moltiplico A e a X. Giusto? Questa è la seconda istruzione. In effetti, vedete, sto usando direttamente un accesso a memoria senza prima caricarlo in un registro e poi usarlo. In effetti si può fare, dove possiamo, lo possiamo anche fare. Poi abbiamo, giusto, A uguale a A più X, quindi addelle di, questa volta devo prendere X, no? 4% esp, ancora in EAX, giusto? A questo punto è x contiene il prodotto di no? L'espressione x più y per z. Fine, il risultato sta in x e quindi basta che faccio ret. Ci siete? Questo chiude il cerchio.
Bene. Allora, abbiamo imparato a prendere i parametri, quindi qualcosina di interessante cominciamo a farlo. Però per scrivere un programma vero, che ci serve almeno? L'altro costrutto, cioè il prossimo che vorreste avere, se qualcuno vi dicesse vi do il linguaggio mano a mano, no? E volete qualcosa per fare un minimo, qualcosa di if else, la selezione. Dopo la selezione? Ciclo, esatto. Poi puntatori, array, tutto quello che volete, va bene? Poi chiamiamo noi le funzioni, ancora non l'abbiamo fatto, siamo stati chiamati, ma se noi volessimo chiamare una funzione, come facciamo il passaggio di parametri, eccetera, eccetera? Comunque, una cosa alla volta. Allora, traduzione, if e if else in assembly. In assembly IA 32. Allora, questo è un concetto molto 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 importante. Uno delle, diciamo, gli argomenti chiave di questa prima parte del corso. Come faccio la selezione? Allora, esempio, if A maggiore di 10, A uguale 10, e poi che ne so, facciamo una cosa di questo tipo qua, e che ne so, avremmo ok. In sostanza, questa funzione prende A e restituisce A salvo se A è maggiore di 10. Se A è maggiore di 10, lo mette a 10. Quindi, come dire, appiattisce il valore di A a 10. Okay? O è più piccolo, allora restituisce A, altrimenti lo porta ad A. Quindi, sostanzialmente, il valore restituito non è mai superiore a 10. Mai superiore a 9, per la verità. No? Ok, allora, come si traduce sta cosa in assembly? Allora, in realtà dovremmo, scritta così non viene bene, dovremmo fare una variazione, quindi riscrivere questo programma in una forma un pochino più innaturale per noi, però vedrete che è naturale al fine della traduzione del codice. Quindi faremo la seguente cosa, diremo if A minore uguale a 10, go to F. Poi scriveremo A uguale a 10. Poi metteremo F due punti e mettiamo return di A. Guardatela bene. Allora, vi ho usato un costrutto go to in C. Allora, go to si può usare. Giustamente i colleghi di tecniche di programmazione vi hanno detto che sì, esiste il GoTo, ma non dovete usarlo. C'è un famoso articolo di Ernst Dijkstra, che è uno dei pionieri dell'informatica, che scrisse una nota in cui diceva che il GoTo è considerato dannoso. Non lo usate. Il GoTo normalmente non dovrebbe essere usato nei programmi. Dovete usare i costrutti della programmazione strutturata. If else, dovete usare il while, il do while, il for, ma usare il GoTo esplicitamente non è una buona idea, tranne in alcuni casi molto particolari. Non è che non si usa per niente, però bisogna saperlo usare. Se non sapete come si usa, non lo usate. Bene? Però io perché l'ho usato? Perché ci serve di comodo per mostrare come questa cosa si traduce di fatto in assembly. Perché questo? Perché l'assembly non ha un costrutto if, non ha un costrutto while, un for. Ha istruzioni di salto molto più semplici. Quindi di fatto dovete tradurre tutto in termini di go to. Bene? Allora, siamo convinti che è la stessa cosa? Che fa la stessa cosa? Cioè, io arrivo qui, no?
Se A è minore o uguale a 10, salto qua giù e non faccio niente, altrimenti proseguo. Vedete, sto in qualche modo facendo l'opposto, cioè testo la condizione opposta e se la condizione opposta vale, salto, non eseguo il corpo dell'if. Se invece questa è falsa, proseguo e eseguo il okay? A uguale a 10. Perché l'ho scritta in questo modo? Perché esiste un'istruzione di salto condizionato. In IA32, che si chiama JCC, dove CC sarà una condizione di salto. Okay? È una famiglia di istruzioni che si chiama JCC e CC sarà la condizione di salto e mi dirà in base a cosa devo saltare. E qui abbiamo l'indirizzo a cui saltare. Allora, nella pratica non metteremo mai un numero qua, metteremo un'etichetta. Esattamente come facciamo in C, vedete, in C introduciamo un'etichetta F e poi facciamo un goto a F. Allora, l'istruzione JCC di fatto traduce in parte questa prima riga qua. Ok? Questa prima if a minore di 10, goto F viene tradotta in parte con questa cosa qua. Allora, vediamo le condizioni di salto. Allora, condizioni di salto. Questi vengono chiamati, diciamo, in generale, condition code. Allora, vediamo un po'. Se il test allora vediamo un po', se il test che vogliamo effettuare è di uguaglianza, il condition code sarà la lettera E. Quindi al posto di CC ci metteremo E. Esempio JE. Bene. Se dobbiamo fare il diverso metteremo NE, quindi ad esempio JNE. Se dobbiamo fare il minore faremo L, quindi JL. Se dobbiamo fare il minore uguale faremo LE. Se dobbiamo fare il maggiore faremo G. Se dobbiamo fare maggiore uguale faremo GE. Quindi JLE, JG, JGE. Ok, allora secondo voi perché si chiamano così? Cioè queste lettere non è che sono buttate lì a caso. Allora E sta per equal, esatto. NE, not equal, L, less, lower, sì, less, diciamo, LE, less or equal, minore o uguale. Greater o greater or equal. Ok? Allora, occhio, queste, vedete, questi operatori relazionali che fanno il confronto su pair, in questo caso, fanno il confronto con segno. Attenzione, importante. Con segno. Quindi, per esempio, se io ti chiedo meno 1 è minore di 1? Lui ti dice sì. E voi direte, vabbè, ok, perché mi dici questo? Perché in realtà esiste un'altra versione degli operatori relazionali per fare la stessa cosa. Minore, minore uguale. In questo caso diremo B, BE, A, AE. E questi qui sono senza segno.
Qualcuno mi sa dire A per cosa sta e B per cosa sta? B? Bigger. No, è minore, quindi non può essere bigger, è il contrario, no? Below. Perfetto, vedete che la ricchezza dell'inglese aiuta. Below. Below or equal? Below or equal, e questo? Above. Esatto, above. E questo è above. Questo è less e questo è greater. È mnemonico, così ve lo ricordate. Bene. Quindi attenzione, se volete fare un confronto con segno, usate uno di questi quattro. Se volete fare un confronto senza segno, usate uno di questi quattro. Ok. Ma allora adesso c'è qualcosa, proviamo a vedere con quello che sappiamo, proviamo a vedere cosa siamo in grado di fare. Allora, ritorniamo al nostro esempio. Noi avevamo if A, com'era, minore di 10, giusto? Avevamo, anzi, facevamo if A è maggiore o uguale di 10, facciamo go to F, A uguale a 10, e poi abbiamo F, due punti, e ritorniamo. Ok, vediamo se riusciamo a tradurre con quello che sappiamo, se riusciamo a tradurre la nostra, il nostro frammento di codice. Allora, proviamo con questo. Allora, dobbiamo fare un test di che tipo? Maggiore o uguale. Vi ricordate? Era int f che prendeva un int a, giusto? Allora, va bene, assumeremo che a lo mettiamo nel registro e a x, va bene, giusto per comodità. Questo? Sì, no, avevamo detto, Sam, hai ragione, scusa, giusto. Colpa mia, ok. Abbiamo detto se è minore o uguale a 10, ci piace, no? Sì, esatto. Quindi in effetti anche il 10, ok, sì. Se è minore o uguale a 10, ci piace e andiamo direttamente alla fine. Se invece non è minore o uguale a 10, continuiamo e lo mettiamo a 10. Grazie. Perfetto. Allora, guardate questa scrittura qua. Come la traduciamo in termini di condition code? Qual è il condition code che testa il minore o uguale? LE, perché non BE? La risposta è corretta, LE, perché LE non BE? LE usa il segno, BE senza segno. Perché stiamo usando il segno e non... Perché stiamo usando il segno? Perché stiamo facendo un minore uguale col segno? Perché A potrebbe essere negativo. Ma il punto preciso nel codice che dice questa cosa? Eccolo, int. Okay. Quell'int là è il momento preciso in cui stiamo dicendo che questo minore uguale deve essere con segno. Vedete la differenza tra C assembly? Cioè in C tu lo dici, lo attacchi alla variabile e quella è con segno e da quel momento tutto quello che fa è con segno. In assembly non c'è il segno perché il registro A può essere sia con segno che senza segno. A quel punto siamo noi che momento per momento dovremmo fare la scelta giusta nelle singole istruzioni decidendo se è con segno o senza segno. Ok, allora, vi ricordate l'istruzione J, abbiamo detto, quindi l'istruzione sarà J, LE, no, no, si aspetta, no, F, l'istruzione è fatta così, vi ricordate il salto? J, LE di F, ed F sarà così, ci arriviamo, un attimo, una cosa alla volta. Allora, J, LE, F. Quindi abbiamo fatto il test di minore uguale. Se il test, lo so che vi lascio spiazzati, ve lo faccio apposta. Allora, GLE F. F sta qua giù. Questo diventa RET. Ok?
Quindi se il test minore uguale è vero, allora andiamo ad F. Altrimenti che facciamo? Andiamo avanti. Questo qui è un salto condizionato, cioè si salta F solo se il test ha successo e il test è minore uguale. Ragazzi, manca ancora qualcosa, è chiaro che non torna tutto, no? Stiamo soltanto ragionando logicamente su quello che è successo, sulla struttura, e poi andiamo a completare con quello che manca. Istruzione di test. Se il test minore uguale ha successo, allora saltiamo ad F. Quindi andiamo qui. È un salto condizionato. Il programma riprenderà dalla ret e quindi finisce. Altrimenti, se questo non ha successo, perché vuol dire che vale il maggiore stretto, cosa si fa? Dobbiamo eseguire questo. E quindi dobbiamo fare una mov L di $10 in EAX. Giusto? Ora manca qualcosa, no? Cosa manca? La condizione, cioè noi abbiamo detto qual è l'operatore che vogliamo calcolare, ma non su chi lo vogliamo calcolare, no? Cioè dobbiamo dire quali sono gli operandi, no? Cioè io ho a qualcosa minore o uguale a qualcos'altro, ma quali sono questi, no? Chi sta a sinistra e a destra è minore o uguale. Lo dobbiamo fare prima. Subito prima c'è un'istruzione che si chiama compare. CMPL. In questo caso è una compare. CMP sta per compare, L è il suffisso che dice che andiamo a confrontare dei valori a 32 bit. Quindi il vero e proprio confronto lo facciamo qui. Allora, nella compare L noi avremo fondamentalmente due operandi, un operando sorgente e un operando destinazione. Questo è esattamente come una qualsiasi istruzione. Allora, cosa mettiamo qui? Sorgente e destinazione. Allora, perché? Vediamolo subito. Allora, questo test che cosa fa? Controlla se la destinazione è minore o uguale alla sorgente. Vedete, cominciamo a raffinare la nostra conoscenza. JLE cosa fa? Controlla che la destinazione dell'istruzione compare, che è subito prima, sia minore o uguale alla sorgente. Allora, chi devono essere D e chi deve essere S? Il programma cosa diceva? D deve essere la nostra A e S deve essere il nostro 10, giusto? Ok, sto semplicemente dicendo questa è la mia destinazione, questa è la mia sorgente della mia compare. Perfetto, allora andiamo a mettere nei boxetti che ho messo lì, andiamo a mettere i rispettivi. Destinazione, sorgente. Allora, sorgente è EAX. No, scusate, 10, ho sbagliato io. Allora, la sorgente è $10. La destinazione è percento EAX. Giusto? Questo è, in base a quello che ci siamo detti, vale questo. Quindi io farò compare L, sorgente destinazione, e poi il test che faccio qua è un test che prende destinazione, in questo caso minore o uguale a sorgente. È sempre così, dovete praticamente invertire, va bene? Quindi avete destinazione e sorgente, prima la destinazione e poi la sorgente, della compare subito precedente. Allora, a rigore mancherebbe qualcosina, però questo, in qualche modo, cosa manca per far funzionare questo programma? Ancora prima, cosa dobbiamo mettere? Dobbiamo caricare il parametro, no? Però questo è irrilevante ai fini dell'if, no? Però facciamolo per avere un programma completo. Per caricare il parametro dobbiamo fare movl di che cosa? Abbiamo un unico parametro che è A. Come accedo al parametro A e lo carico in EAX? Dove sta il parametro A? Un solo parametro. Dove sta? 4 ESP. Quindi vado a 4% ESP e lo scrivo in EAX. Ok? Quindi questo è il codice completo. Bene? Quindi prelevo il parametro A e lo metto in EAX. Poi confronto il parametro A con 10. Se il parametro A è minore o uguale a 10, salto F e quindi restituisco il parametro A così com'era, perché è minore o uguale a 10. Altrimenti scrivo nel parametro A, nel registro A, gli scrivo 10 e quindi lo abbasso a 10.
Facciamo un altro esempio. Allora, diciamo che allora, assumiamo che A stiene a x e C stiene a cx e vogliamo fare la seguente cosa. If A è minore di C, ok? Andiamo a scrivere questo adesso. Traduciamo questo in assembly. Allora, vi ricordate che la prima cosa che dobbiamo fare è riscrivere questa cosa in una forma più digeribile. E allora mettiamo if, invertiamo la condizione e mettiamo a maggiore o uguale a c, facciamo go to è per esempio f. Poi mettiamo a uguale a 1, poi mettiamo f e f ci sarà quello che ci sarà. Non lo so, perché, vedete, è quello che segue dopo l'if. Ok, andiamo a tradurre sta cosa. Allora, questo si traduce in due istruzioni, va bene? Una compare L e una J con un condition code opportuno. Ok, e qui avremo sorgente, virgola, destinazione. Va bene, andiamo a mettere a riempire le varie parti. Ok, poi abbiamo una a uguale a 1, e a uguale a 1 è semplicemente una movelle di dollaro 1 in percento e a x. Ok, questa è l'istruzione, questa qui, e qui ci sarà quello che segue, f, due punti, e tutto quello che segue. Ok, allora per tradurre questo schema dobbiamo di fatto andare a riempire i boxetti, le scatoline e metterci le cose giuste. Ok? Come i quiz, metti la cosa giusta, riempi i puntini con quello che manca. Allora, come si procede? Innanzitutto guardiamo qual è il test. Il test è un maggiore uguale. È un maggiore uguale con segno o senza segno? Ecco detto. Guardate che ho scritto qua, ho detto che A in A x e C in A cx, ve l'ho detto che è con segno? No, quindi ancora non lo sappiamo. Allora, supponiamo che io vi faccio int, anzi facciamo unsigned A e C, va bene? Supponiamo che A e C siano definiti come senza segno stavolta, così cambiamo versione. Benissimo, a questo punto dobbiamo fare un confronto di maggiore uguale senza segno. Maggiore o uguale a senza segno in cosa si traduce? Above or equal. Esatto, AE. Quindi qui metteremo AE. JAE. JAE. G-J-A-E. JAE. Perfetto. Adesso, ok, chi dobbiamo mettere come sorgente e chi dobbiamo mettere come destinazione? Allora, vi ricordate? A chi è? E C chi è? Esatto, A è la destinazione e C è la sorgente. Ok? Quindi traducete qualcosa, operatore, qualcos'altro, il primo è la destinazione, il secondo è la sorgente. Quindi qui chi ci metto? È A, no, ma qui devo mettere un registro ovviamente, devo mettere qualcosa che è in assembly. E abbiamo detto che A sta in, quindi per cento e a x, e qui abbiamo per cento e cx. Perfetto, quindi questo è il mio A, questo è il mio C. E questo qui mi fa sostanzialmente salta se A è maggiore o uguale a C.
senza segno. Prego. Ma se cambiamo soggetto e destinazione. Sì. E cambiamo JAE in JB. Perfetto. Allora lui dice, che succede se io scambio ECX con EAX? Va bene, purché qui metti JBE. Devi scambiare anche, no? Il... Cioè, come se tu praticamente scrivessi C minore uguale ad A. Sa la stessa cosa? Giusto? No? Semplicemente scambi, al posto di maggiore uguale metti AE, ci metti BE, e poi chiaramente scambi l'ordine di sorgente e destinazione. Quindi, alla fine, no? È banale. If else, a questo punto diventa facile. Perché diventa facile? Allora, facciamo questa cosa. If, che ne so, A minore di 10, A uguale, anzi, facciamo, if A minore di 10, A uguale a 1, else A uguale a 0. If else. A questo punto diventa abbastanza semplice, molto più semplice. Una volta capito l'if else è una variante in realtà. Allora proviamo a cucinarlo come abbiamo fatto prima. Quindi lo riscriviamo in una forma equivalente, C equivalente. Lo scriviamo così, if A maggiore o uguale a 10, go to F, ed F starà qua giù. Mettiamo qua, F. Ok. Allora, secondo voi, che cosa devo fare a F? L'else, giusto? Questo è il ramo else. E sul ramo else che faccio? A uguale a 0. E poi faccio... E... Chiamiamolo T, va, chiamiamolo... Introduco un'altra etichetta. Allora, se invece A non è maggiore o uguale a 10, cosa devo fare? Esatto, devo mettere un go to T. Che succede se mi scordo il go to T? È che poi fa anche A uguale a 0 e poi restituisce sempre 0. Non ho fatto un buon affare. Quindi, in sostanza, il flusso è questo. Da qui, eventualmente, salto qui. Ma da qui salto qui. Vedete come abbiamo tradotto l'if else in una sequenza di operazioni in cui ho smontato tutto in dei salti. Allora, che differenza c'è secondo voi tra questo go to T qui e questo go to F qui? Concettualmente. Esatto. Allora, il primo è condizionato, nel senso che è una guardia, e la guardia è questa. Cioè, qualcosa dice, se qualcosa succede, la salto solo se. Viceversa, questo è salto sempre. Allora, questo è facile tradurre, perché? Perché il salto incondizionato, esiste proprio un'istruzione di salto incondizionato che si chiama jump, JMP, e adesso la scriviamo. Allora, andiamo a tradurre. Quindi questa, se ricordate, la dobbiamo tradurre con una compare L, sorgente, virgola, destinazione, e poi una JCC, una J con un condition code a F. Ok? Poi... Questa qui la traduciamo come A uguale a 1. Allora, assumeremo che questo è
assembly, quindi IA32, e nell'IA32 assumiamo che A sta in EAX e C sta in ECX, per semplicità. E assumiamo anche che ne so, int A e C, va bene? Sono intere, a questo punto sono consegno. Bene, allora vediamo un attimo. Questo come lo faccio? Come traduco A uguale a 1? Novelle, $1, lo scrivo in A. A abbiamo detto che lo teniamo in EAX. Adesso dobbiamo tradurre goToT. Allora, abbiamo detto che esiste un'istruzione apposta che fa il goTo. GoTo secco. Si chiama JMP. Jump. JMP A T. Vedete, questa roba qui è nuova. Una nuova istruzione che stiamo introducendo ora. Bene, poi abbiamo questa istruzione qui, che è la nostra, eccola. Su F faccio A uguale a 0. Stessa cosa faccio qui, quindi metto F, due punti, e devo tradurre la A uguale a 0. La A uguale a 0 è come questa, no? Simile, movelle, $0 in percento EX. Ok? Ultima istruzione, ci mettiamo T, ovviamente F e T sono inventate, potete chiamarle come volete, restituiamo A, quindi semplicemente ret, giusto? Perché è quello che c'è là. Ok, abbiamo scritto tutto tranne le cose più importanti, ma a sto punto è come prima, vedete, quello che cambiava è che dobbiamo usare un jump. Adesso vediamolo insieme, cosa scrivo in questi tre boxetti? Allora, innanzitutto, qual è il test che devo fare? Guardo qui. Che test è? GE. GE. GE perché? Perché sono int. Vedete che questo è int. Se questo fosse stato unsigned, avrei fatto AE. Sì. Scusami? C a che serve? Pure tu hai ragione. A che serve C? A niente. Serve a niente. Serviva prima. Serviva prima e mi è rimasto appeso, quindi non serve. Ok? Lo possiamo ignorare. In effetti è un esempio più semplice. Giusto? Quindi questo è GE. Perfetto. Adesso, chi abbiamo qua a sinistra e chi abbiamo a destra? Questo chi è e questo chi è? Sorgente, destinazione. Allora, questa è la nostra destinazione, questa è la nostra sorgente. Quindi qua ci metto $10. Qui ci metto percento EAX. E qui ci metto GE. Finito. Questo è quanto. Ok? Quindi questo è semplicemente meccanico. Voi applicate questa regola in modo meccanico e vi esce fuori questo. Allora, un esercizio che potete provare a casa è il seguente. Esercizio. Allora, voi fate. Una funzione che calcola al massimo di due valori. Int x, int y. If x minore di y, restituiamo x. Altrimenti restituiamo y. Ok? Questa dovreste essere in grado con gli strumenti appunti alla mano, traducete esattamente questa cosa qua. Vedete, avete due parametri x e y, vanno prelevati, eventualmente usate un registro appoggio se vi serve, e poi
lo schema if else lo traducete come abbiamo visto, ok? Usando JCC, jump, eccetera, eccetera. Bene?